Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare. La biblioteca di Alassio ha ospitato la prima presentazione ufficiale del romanzo La casa di Geppe, racconti della resistenza, del giornalista e scrittore Daniele Lacorte. Oltre all'autore intervenuto Paolo Luppi, presidente del Tribunale d'Imperia e figlio del partigiano Bruno Luppi, il comandante Erven della nona Brigata Garibaldi, poi intitolata Felice Cascione, con cui lottò anche il partigiano Santiago al secolo Italo Calvino. Dottor Luppi, una serata per presentare questo romanzo di Daniele Lacorte, che in realtà è un romanzo legato comunque a vicende molto concrete, vicende della resistenza che sono legate a filo doppio con la giustizia di oggi e la possibilità anche di vivere in un mondo libero. Il libro di Lacorte, Daniele Lacorte, è un libro meraviglioso che ci ricala nei tempi, nel mondo in quegli anni difficili, quegli anni della guerra di liberazione, di sofferenza, di morte, di atrocità, che sono, come dire, sulle quali si basa, i momenti che hanno determinato la nascita dello Stato democratico. Credo che ricordare il 25 aprile oggi sia importante, soprattutto in un'epoca, in un momento nel quale le istituzioni, la fiducia nella politica sono in crisi. La gente ha poca fiducia e c'è il rischio che rimpianga il tempo in cui c'era un uomo solo al comando. Questo è un rischio che va scongiurato, perché la democrazia comunque è un bene da salvaguardare, è un bene che, della cui importanza ci si rende conto soltanto quando la si perde. E allora ecco che sarebbe il ricordo di gente che ha lottato, di contadini, di pastori che sono sacrificati, che hanno vissuto così in povertà e hanno dato quel poco che avevano per una causa giusta. Deve servire, come dire, da fare da contraltare a chi oggi invece vede la politica, nella politica il perseguimento di un fine per fare carriere, per acquisire ricchezza anche. E purtroppo nell'opinione pubblica si sta salendo questo convincimento, ci si rende conto che purtroppo il far politica è diventato un modo per mantenersi a un buon livello, dire un buon livello di reddito. E ripeto, senza generalizzare, però ci sono molte ragioni in questo tipo di convincimenti. E allora ecco, il ricordo del 25 aprile deve essere un ricordo di quei valori, di quegli ideali che devono tornare a essere, a permeare la nostra società. La casa di Geppe è un percorso nella resistenza. Il romanzo di Daniele Lacorte, presentato, è la prima qui ad Alassio, poi ci saranno altre presentazioni di Daniele, ed è un romanzo che non necessariamente si lega a una storia vera, ma ripercorre forse tante verità e tante storie vere, anche dei dietro le quinte, diciamo, della resistenza. Ci sono tante storie vere, ci sono tanti personaggi veri, ci sono tanti personaggi di fantasia, ma tanti, tanti, tantissimi fatti realmente accaduti. È un percorso di resistenza che parte dalla Spagna di Franco per arrivare alla Francia di Petain e all'Italia di Mussolini, cioè un percorso nei fascismi, nel fascismo del secolo scorso, che ha attraversato l'Europa, senza dimenticare che un'altra data importante è il 1945, è il 25 aprile, scusate, del 1974, la caduta del fascismo in Portogallo. Guardate, è un caso, due date, il 25 aprile 1945 e il 25 aprile 1974. E tornando indietro nel tempo, chiaramente si rischia di perdere, di mandare nell'oblio una storia che è ancora quotidiana, una storia che ancora rischia nel mondo di ritornare. Ed ecco per questo che io ho fatto questo sforzo, anche in un momento particolare della mia vita, di provare a scrivere non più delle interviste, non più saggi, ma provare con un romanzo, con una storia che, seppur vera, potesse interessare anche i giovani, per far capire che cosa è accaduto soltanto, dico soltanto e ripeto soltanto, 70 anni fa, perché la vita di un essere umano a 70 anni è ormai quasi al tramonto.
la vita di un paese democratico a 70 anni, mi piace ripeterlo, mi piace continuarlo a dire, è un bimbo in fasce, un bimbo che ha i primi vagiti, che se non curato con la massima attenzione può rischiare di morire. È la nostra democrazia che rischia ogni giorno con rigurgiti purtroppo fascisti che pensavamo non potessero più accadere, con rigurgiti di grande revisionismo di quella che è stata la realtà storica durante quei anni difficili ma nello stesso tempo magnifici che è l'epopea della Resistenza. Non come molti continuano a sostenere guerra civile ma guerra di liberazione, e la Casa di Geppe vuole portare su questo percorso di resistenza i giovani che non conoscono che cosa è accaduto, che cosa hanno fatto i nostri padri, che cosa hanno fatto i loro nonni per liberare l'Italia. Nel corso della serata di presentazione della Casa di Geppe alla Biblioteca di Alassio sono intervenuti anche Renato Donati e Daniel Del Ministro del Teatro dell'Attrito e Barbara Garosi della compagnia teatrale Concerto di Dame, che hanno letto alcuni brani del volume di Daniele Lacorte. Nella neve e nel gelo dell'alta montagna, varcando i 2500 metri del Colle di Finestra, per molti la libertà fu solo un'illusione. Varcato il confine e scesi a Terme di Valdieri, costretti da un bando, si consegnarono al comando nazista in 357. Furono rinchiusi nel campo di concentramento di Borgo e di qui, il 21 novembre, un treno li deportò ad Auschwitz, insieme a militari italiani che li avevano aiutati. Dei restanti, parte trovò ospitalità presso le popolazioni che li nascosero, mentre altri riuscirono a proseguire il cammino verso territori neutrali come la Svizzera. Il garzone del fornaio operava, portando e ricevendo messaggi nella zona di Norea, alle pendici del primo tratto di mulattiera che portava verso il bivacco partigiano. Era una staffetta. Ad ogni viaggio recava le notizie su quanto accadeva in paese e le istruzioni ricevute dal professore. Ignazio era anche a disposizione di Don Giustino e degli altri, farmacista, veterinario, medico e barbiere. Tutti avevano contatti con lui, senza però sapere l'uno dell'altro, perché era troppo pericoloso, ma era anche un modo per il comando di distaccamento di tenere tutti sotto controllo. Si combatteva una lotta difficile e dura. La diffidenza non era mai troppa. Un inverno freddissimo, che aveva annunciato il suo rigore con segni premonitori. Geppe sapeva leggere nel libro della natura e non gli erano sfuggiti. In autunno il sorbo era stracarico di bacche rosse e nel bosco, sul finire dell'estate, i nidi delle formiche erano cumuli a forma conica, molto alti. Quando invece le formiche non dovevano proteggersi da grandi freddi, i cumuli dei nidi apparivano bassi e tondeggianti. In quell'immensa desolazione a Geppe non restava altro che aspettare la prima fioritura e l'allungarsi delle giornate, nella trepida attesa di veder riapparire sulla strada bianca qualche vecchio carro o il furgone del mercante di bestiame che arrivava insieme al padrone delle vacche. Sempre le stesse domande, sempre gli stessi sguardi indagatori, sempre la mano aperta a tastare il posteriore delle bestie per assaggiarne l'aumento di peso. Quelle bestie lasciate per mesi in custodia. Poi la decisione, se aspettare ancora o avviarle subito al macello. Giuseppe Lovera, per tutti Geppe. Non amava le mucche, sin da bambino il tepore della stalla d'inverno gli faceva uno strano effetto. Il misto di odori provocato da letame e latte fresco reagiva al suo stomaco come una raffica di pugni assestati da un pugile con fredda precisione. Ma quanti pugni veri aveva preso Geppe da ragazzo! I suoi coetanei lo schernivano per il fisico infelice, provando divertimento nel passare alle mani. Quante volte nonna Lucia l'aveva medicato con impacchi di semi di lino caldi al ritorno dalla scuola comunale, dove insegnavano le aste, qualche numero e tanta obbedienza al duce. Bisognava scrivere Dux, rigorosamente tutto in lettere maiuscole,
anche se lui non capiva il motivo per cui doveva studiare, governare la stalla e marciare inneggiando a una non meglio identificata patria. Non aveva finito neppure la seconda elementare. La scuola fece volentieri a meno di lui. Niente giochi, ma ancora più tempo per il lavoro. Anni, tutti uguali, scanditi dai bisogni delle bestie e dal succedersi delle stagioni. Vita grama, di miseria al servizio delle mucche in custodia, nella più assoluta, incessante monotonia, rotta solo da lutti e disgrazie. La guerra è finita finalmente, non più sangue e atrocità. Siamo liberi, la nostra Italia è libera. Presto i vostri uomini, figli e mariti, scenderanno dalla montagna e vi riabbracceranno. Torneranno a essere sostegno delle famiglie, nel lavoro e negli affetti, a vivere in pace. Però badate, la pace deve essere costruita con il perdono. Lo so, è duro, difficile, le ferite bruciano e la memoria è troppo viva. Ma dovete farlo, dobbiamo farlo. Dobbiamo con il perdono radicare e far crescere dentro di noi il seme della mitezza. Solo così si potrà costruire una solida convivenza sociale, fondata sull'altruismo, dove ciascuno si sforzi di essere anche a servizio degli altri. Poco prima aveva letto il Vangelo di Marco e preso un bambino lo pose in mezzo e abbracciandolo disse: chi accoglie uno di questi bambini accoglie me. Continuò con tono sempre più pacato e colloquiale. Che significa? O semplicemente che nessuno può mettersi a servizio senza la semplicità e la disponibilità proprie di un bambino. Quella libertà. Torneranno anche le elezioni, soppresse per 20 anni. Saremo chiamati a scegliere liberamente chi ci dovrà rappresentare per curare il bene comune. Sacrifici e sofferenze ci hanno lasciato anche questo dono. Se chi avrà l'incarico di dirigere e governare lo farà con onestà e dedizione, evitando orgoglio e prepotenza, tenendo sempre a mente che senza la semplicità di un bimbo, senza doti di umanità, le sole capacità rischiano di portare poco frutto, ebbene ricostruiremo sulla roccia. Altrimenti sarà come costruire sulla sabbia, senza fondamenta. Tutto tornerà a sfaldarsi. Preghiamo per i morti, per tutti i morti, e preghiamo invocando una speciale misericordia da Dio anche per i vivi, per quei vivi ai quali oggi dovessimo seguire l'istinto, vorremmo fare ben altro, sì, proprio loro, avete capito bene, quelli che al dolore e ai lutti della guerra hanno aggiunti altri orrori, quelli che approfittando della bruttura dei tempi hanno dato sfogo alle pulsioni più spietate, compiendo efferatezze spaventose e perversioni tremende, facendo scempio e oltraggio della pietà, della persona e della dignità umana. Dovranno sottoporsi al giudizio degli uomini, che rimorso e tormento per le oscenità compiute li tengono vigili nella notte e non diano loro tregua. Se ciò può servire a inclinare aridità e desolazione del cuore, loro, schiacciati da peccati ripugnanti, hanno più bisogno di perdono, di intercessione, ma me ne rendo conto, sono pensieri faticosi, duri da digerire anche per me, non crediate, ma dobbiamo perdonare, invocando l'infinita bontà di Dio, nostro Signore, perché voglia illuminarli e spingerli verso solo il pentimento vero che solo può redimere. E se ce ne sono, chiediamo perdono anche per quelli che, pur essendo dalla parte giusta, hanno commesso eccessi e violenze non necessari, macchiandosi di grave peccato contro l'uomo, che hanno infierito perché sopraffatti dall'odio, dalla tentazione della vendetta o dalla voglia di regolare conti personali estranei alla necessità della lotta,
se hanno la fortuna di essere ancora tra i vivi, vengono anche loro a confessarsi e a pentirsi. Ricordiamo i nostri cari fratelli partigiani, che non torneranno più alle loro famiglie, quelli caduti in battaglia e quelli morti nello strazio della tortura, pur di non tradire i compagni. Hanno chiuso gli occhi alla luce perché tutti noi da oggi, giorno di liberazione, potessimo tenerli aperti a una nuova alba, alla vita, alla libertà. Poi concluse la predica con una commovente invocazione di preghiera. Invochiamo per loro cieli sereni, acque limpide, sconfinati e liberi paesaggi. Invochiamo un padre che sa e vuole stringere a sé questi suoi figli, cavalieri erranti, in cerca di respiro, di amore, di libertà. Invochiamo per voi, cari fratelli partigiani, cavalcate serene nei pascoli del cielo, e pace e gioia infinita da quel Dio che è Padre, al quale vi affidiamo. Invochiamo per le vostre spose, per i vostri figli, per i parenti tutti, e invochiamo anche per tutti noi che siamo qui, perché possiamo avere cuore, testa e coscienza umana. Grazie, miei partigiani, per la preziosità dei valori che ci lasciate in eredità e perché avete aperto per noi una strada. Avete segnato per noi una traccia. Speriamo di esserne tutti degni, di saperla seguire senza tentennamenti, senza arretramenti, senza tradimenti. Amen. Fischia il vento, urla la bufera, scala.